Ciao a tutti gli otaku del cazzo e benvenuti ad una nuova recensione dell'OI. Come state? Io sto benone perché è appena iniziata la nuova stagione anime, come saprete, quella primaverile. E quindi stanno iniziando ad uscire tutti i primi episodi di questa serie e per me è tipo carnevale perché è uno dei periodi dell'anno, qua sono quattro questi periodi dell'anno, che non vedo l'ora che arrivassero. Ora io vi vorrei recensire almeno i primi episodi degli anime che ho visto, così perché ne parliamo e ne discutiamo. E come sapete, ad ogni recensione accompagno i canonici cibi, i disegni che faccio così da accompagnare alle recensioni e mi è venuta un'idea, ovvero perché non disegnare il protagonista della serie di cui sto parlando, ma con i vestiti co che fa praticamente il cosplay di un altro personaggio della stagione che sta venendo. E voi dovrete indovinare che personaggio sta cosplayando, cioè di chi sono i vestiti che sta indossando il protagonista dell'episodio di cui sto parlando. È un'idea del cazzo. Però mi è venuto in mente, ormai l'ho fatta, è già fatto il guaio, quindi ops. E sinceramente non ci ho pensato in modo che così possa tipo avere dei commenti in più, degli iscritti in più, anche perché non so matematicamente come è possibile. Cioè, io pensavo che solamente mettendo il like uno diventa, cioè si aumentava la famosità del, come parlo, se diventava più famoso il video, non con i commenti, però vabbè, ben venga. Il concetto di fare delle cose più per avere, diciamo, like, più per avere visibilità, che per un fattore di iniziare qualche metodo di interazione con il pubblico è un argomento che vorrei trattare, però non ve lo tratto oggi adesso, se no vi spacco i maroni e quindi lasciamo stare per adesso. Quindi l'idea è questa: se volete partecipare, ora io inizierò tutta questa serie di recensioni e voi dovete indovinare di chi è il vestito che il protagonista della serie sta indovinando, semplicemente mettendo la scritta cosplay, l'anime di cui si tratta il cosplay, e alla fine chi totalizzerà più punti, quindi io poi alla fine mi segnerò chi sarà un bel lavoro, complimenti Renato per aver fatto questa idea del cazzo, mi segnerò alla fine di chi di voi ha avuto più punti e il vincitore alla fine avrà la possibilità di commissionarmi un disegno come questo, fatto diciamo non il capolavoro di Picasso, però insomma fatto abbastanza carino, e potete chiedermi di commissionarmi quello che volete. State tranquilli, io mi diverto a disegnare, quindi sicuramente non vi dovete sentire in obbligo: oddio, ho fatto una cosa terribile, poveretto, si mette a disegnare. No, cazzo, mi diverto, se no non vi stavo a fare tutti sti cazzo di disegni ad ogni recensione se non mi divertivo. Quindi che dire, volevo che fosse un video breve questo, ma ormai guarda, ho già perso le speranze, ormai so che i miei video mai saranno brevi. E non vedo l'ora che i orma no, ormai è iniziata, quindi non vedo l'ora che prosegua questa stagione primaverile. Perché, ragazzi, la data d'uscita degli anime è scandita dalle quattro stagioni, che sarebbero le quattro stagioni dell'anno. Questo per dare organizzazioni all'utenza e permettere che ogni casa di sviluppo abbia visibilità, così un utente sa che in questo periodo dell'anno iniziano le serie e quindi se le vedono tutte. E diciamo che il periodo più ricco di titoli è proprio questo, è quello primaverile, perché è il periodo in cui iniziano le scuole. Quindi mentre d'estate la gente sta fuori casa, mentre d'inverno la gente non c'ha testa per pensare agli anime perché si sta avvicinando, si avvicinano gli esami e quindi devono studiare, il periodo primaverile è quello più pregno di anime, perché è il periodo in cui gli utenti, gli studenti sono più calmi, più consci, hanno più tempo per queste cose, quindi si tende a puntare il maggior numero di titoli. Io vorrei ricordare che tra l'altro le scuole giapponesi mi sa che iniziano ad aprile e finiscono a marzo, cioè praticamente loro passano, mi sa, i 3 mesi o forse solamente 2 mesi estivi, e poi ritornano a scuola con la loro classe. Per me sarebbe una rottura di coglioni immensa. E infine volevo dire che purtroppo non ci sono ancora, io ragazzi, di quest'anno solamente 3 cose voglio. Ci sono anche altri titoli che vorrei, tipo Hakuno Hana o altre cose così. Però tre cose vorrei di quest'anno, che sono state annunciate per il 2016, però a cui ancora non è stata una data, e quindi c'è la possibilità che slittino al 2017, e questo mi distruggerebbe nell'anima. Ovvero l'Attacco dei Giganti, i 7 peccati capitali e Shōjo-Kinno Soma. Tutte le seconde stagioni di questi. Sono titubanti nel chiamarli capolavori, però ragazzi ci si avvicinano a questo termine. Sono state annunciate quest'anno, quindi sono fomentatissimo e non vedo l'ora che escono. Tuttavia, la stagione a cui stiamo assistendo, ho convalidato che è valida, cazzo. Ci sono dei titoli veramente, veramente belli, ne discuteremo insieme. Fatemi sapere quello che ne pensate. Inizia il gioco.